e forma dei grandi branchi. Gli ultimi arrivati allo zoo di Napoli sono i capibara. Il capibara è il più grande roditore, vive in zone umide e forma dei grandi branchi. Ciao Mirella, io sono Daniele, sono keeper presso lo Zoo di Napoli, attualmente nel settore savana, e questo è MJ il tapiro. Bello MJ, gli sto dando un po' di mele e intanto lo spazzolo. Si lascia spazzolare senza alcun problema, come potete vedere. Va passato per bene un po' ovunque in modo da portare tutto il pelo morto e eventuale polvere anche dietro le orecchie. I capelli sono animali abbastanza simili anche. Bene, salve amico. Dove sono? Fa davvero molto caldo qui. Qui non siamo in montagna. Quei vestiti ti tengono caldo. E come ti chiami, piccolo uomo? Ascoltatemi tutti attentamente. Questo assassino, questo schermo serve a separare il mondo dei fumetti dal mondo reale. Sei arrivato in tempo, l'assassino sta per far la sega. Vuoi dei popcorn? L'aria nel mondo dei fumetti è pressurizzata come su un aereo. Se si viene risucchiati nel mondo reale, non si torna più indietro. Eccomi qua! Qualche domanda? Ma che stai facendo? Non hai sentito cosa ho detto? Ma che stai facendo, salsiccia? L'ho presa! Non voglio guardare, Scream! Non voglio guardare! Ma che stai facendo, salsiccia? Che stai facendo? Non hai sentito cosa ho detto? Dovete stare tutti molto lontani dallo schermo. Sono stato chiaro? Pronto? L'assassino indossava la maschera da fantasma, proprio come nel film. È direttamente responsabile. Qui non siamo in montagna. Quei vestiti ti tengono caldo. E come ti chiami, piccolo uomo? Mi chiamo Sammy il pirata. Sammy il pirata. Vediamo un po'. Sammy il pirata. Sammy. Ah! Eccoti qui. Oddio mio Dio. Sei stato molto cattivo, non è vero? Eh? Il diavolo me l'ha fatto fare. Non voglio dire. Ma che stai facendo, salsiccia? Ma che stai facendo? Scream! Non hai sentito cosa ho detto? Assassino! Dovete stare tutti molto lontani dallo schermo. Sono stato chiaro? Forse sarei una donna! Forse sono più massacro! Ma nessuno mi capisce come la carabina da mio cuore! Ciao! La stagione della caccia inizia fra 3 giorni. Che cosa ci fai con quel cervo sul cofano? Perché? Non è colpa mia, quello si è fiondato sul mio camioncino e mi ha investito. Bene. Charlie Bucket. Bene, Charlie, ho letto la tua storia sui giornali. Sono così felice per te. Chi è questo signore? È mio nonno, nonno Joe. Felicissimo di conoscerla. Tu dove abiti? Proprio là, in quella casetta. Oh, guarda, Shaggy! Un vero locale del vecchio West. Un saloon.
per attrice di denari. Io questa sera faccio piazza pulita. Mega cultura. E noi? Dai su, fuori dal lupo. Ho perso i miei soldini. Ed in forte, gnaro. Domani incasseremo il nostro premio e faremo una vita di sciccheria. Ah, puoi giurare che lo incasseremo. Un paio di botte in testa al moscone e ci becchiamo la ricompensa. Già, nella forza del moscone, bello grosso e incaspetta. E domani c'è agitazione, assaggerà la vostra paionetta. Salute, salute. Tu lo prendo, Sassi! Tu lo prendo, Sassi! Ma senza le cose stanno le ore, Sassi! Ehi, che ci vede le ore, Sassi! Ehi, come hai fatto? Adesso ti uccido! Non è vero, eh? Il diavolo me l'ha fatto fare. Non voglio dire, quel coniglio me l'ha fatto fare. Ah, smettila, Sam. Non sopporto di vedere un uomo adulto piangere. Bene, Charlie, ho letto la tua storia sui giornali. Sono così felice per te. Chi è questo signore? È mio nonno, nonno Joe. Felicissimo di conoscerla. Scemi. Ah, tu sei scemo, ora dacci sotto. Questo è Nino D'Angelo. Il diavolo me l'ha fatto fare, non voglio dire, quel coniglio me l'ha fatto fare. Smettila, Sam, non sopporto di vedere un uomo adulto piangere. Smettila. La stagione della caccia inizia fra 3 giorni. Che cosa ci fai con quel cervo sul cofano? Che? Non è colpa mia, quello si è fioldato sul mio camioncino e mi ha investito. Sì, felice per te. Chi è questo signore? È mio nonno, nonno Joe. Felicissimo di conoscerla. Chiudiamocela! Stai rubando l'astronave, non sono d'accordo! La mia astronave! Oh, maledetto coniglio! Date! Torna qui, giovanotto, dico sul serio! Questo coniglio! Specchio riflesso! Assassino. Dovete stare tutti molto lontani dallo schermo. Sono stato chiaro? Sei arrivato in tempo. L'assassino sta per far la secca. Vuoi dei popcorn? Yo, DJ! Cos'è? Mi sa tanto che l'amico qui è semi svenuto. Ci penso io. Tutto volume! Io ho un pezzo!
Quel coniglio me l'ha fatto fare. Ah, smettila, Sam. Non sopporto di vedere un uomo adulto piangere. Oh, è una sfida! Ho fatto l'acqua col fuoco! Fermo, Joker! È ora di cantare una nota diversa, pagliaccio criminale! Dove abiti? Proprio là, in quella casetta. Guarda, Shaggy, un vero locale del vecchio West. Un saloon. West, prendere calci i banditi! Pronto, l'assassino indossava la maschera da fantasma. Della terra del branco! Sono dei criminali, io li arresto.
cosa si dice il giaguaro e il leopardo? Hanno dal ridere! Nuova era nella quale leoni e iene lavoreranno insieme per costruire un grande e glorioso futuro. Immortali! D'accordo, d'accordo, bene, qua la mano. Affare fatto. Oi, 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 come scotta. Quanto scotta, quanto scotta. Bene, e adesso vai. Questo è un giaguaro. Ecco la bandiera nera. C'è pure questo di parte, vedete? Ma dove faccio di più? Sta questo che non la conosci, c'è un giaguaro di più. Leggi, leggi, no? Questa bella salsiccia, la ce ne mai alla, traccia affette, gallanella, prosciutto. Nella mano. Chiama Luigi! Luigi! E vai, vieni! Ah! Picchiala giaguaro, picchia! Picchia giaguaro, Luca! Picchia Luca! Picchia! Picchia qua, picchia! Picchia qua, picchia! Scusa,
incrociando le dita di notte, di notte, di notte. Ad abbassare, sta nottata da non se ne va.